Ciao ragazze e ciao ragazzi, video sui frollini semplici, biscotti integrali che ci avete tanto tanto richiesto a me e mia sorella di far vedere la ricetta che vi abbiamo pubblicato su Instagram, che ci siamo sia io che lei, Nancy Amara. E niente, eccoci qua, è veramente una ricetta semplicissima che quindi potete fare tutti in brevissimo tempo. Quindi cosa importante, sono biscotti leggeri, super dietetici, leggerissimi, che poi voi potete modificare, arricchire. Io faccio vedere la ricetta base per fare questi biscotti leggeri che possono mangiare anche i vegani, perché non contengono burro, non contengono uova, non contengono latte e sono buonissimi, ispirati ai frollini al cenero, buonissimi, ispirati a quelli vivi verde Coop, a quelli col cuore, quindi a tutti questi frollini semplici. Ho guardato un po' gli ingredienti e nel tempo ho perfezionato questa mia ricetta con questi ingredienti base. L'ingrediente quindi base che utilizzo è la farina integrale. Io utilizzo questa qua di grano tenero, completamente biologica e naturale, che voi comunque potete prendere da qualsiasi farina, la potete trovare anche al supermercato, ormai si trova dappertutto. Iniziamo subito con questi biscotti sani e genuini, fatti in casa, buonissimi. Se vi è piaciuto tanto il video che vi ho fatto sia della cioccolata calda che del cappuccino sul canale di cucina, e allora ho detto vabbè, vi faccio anche biscotti, così se no vicino a sta cioccolata calda e sto cappuccino vi dovete pure mangiare qualcosa quando fate la merenda o la colazione. Quindi eccoci qua. Allora, su una bilancina, guardate com'è semplice, vado semplicemente a mescolare tutti gli ingredienti. Il primo ingrediente è la farina integrale, appunto vi ho detto io uso questa qua biologica, ma va bene, qualsiasi farina integrale, potete utilizzare anche farina, non lo so, di farro, io uso questa semplice, insomma, farina di frumento, di grano. Per tutte le sostituzioni degli ingredienti, voi come al solito guardate sul blog www.caritadolce.com, dove vi faccio sempre un post correlato con tutte le informazioni sulla ricetta, sugli ingredienti, tutte le varie modifiche che potete fare. Eccola qua, guardate, sembrava farlo apposta, veramente. Ok, per zucchero di canna. Io ho questi due, questo qua mi piace tanto, mascovado, e questo qua, sono entrambi integrali e biologici. Questo, poi che è finito, farò un mix dei due, ma sono molto buoni entrambi. La semplicità di questa ricetta, mescolare tutti gli ingredienti, mamma mia che bello, e si fanno veramente pochissimi minuti, perciò vi piace, noi li facciamo sempre in casa perché sono buoni e sono velocissimi, che è importante perché il tempo non c'è. Crusca di avena, questa qua è presente anche proprio nei biscotti, quelli là col cuore, che a me piacciono tanto, quelli integrali, quindi ho pensato di metterci ai vini un sapore più rustico, molto più deciso a questi biscotti. Comunque se non la trovate potete anche mettere tutta farina, viene bene lo stesso. Poi fa molto bene la crusca d'avena perché comunque regola l'intestino, favorisce il transito intestinale, quindi fa andare in bagno, così come anche la farina integrale. Infatti questi biscotti comunque non gonfiano la pancia, danno un senso di sazietà grazie a questa farina integrale, sono molto molto più leggeri e appunto mantengono la pancia piatta. Ok, iniziamo a mescolare tutte le polveri e poi ci andiamo ad aggiungere sostanze liquide. Questo qua dell'arce nero è ottimo, e questo qua l'ho trovato anche al supermercato, comunque quelli di solito di cui parliamo io e mia sorella nei nostri video di shopping bio sul mio canale YouTube, va bene un qualsiasi olio extravergine d'oliva biologico, meglio se biologico. E poi latte di soia, buonissimo questo qua, mi piace tanto. Questo è quello che abbiamo comprato all'Lidl, infatti di recente avevamo fatto il video sugli acquisti appunto biologici di questa linea che abbiamo comprato da Lidl, quindi casomai ve lo lascio in sovraimpressione, che costa veramente poco, è biologico, è naturale ed è ottimo, non contiene zuccheri aggiunti, quindi ve lo consiglio, mi piace tanto anche il sapore. Infine ci metto il lievito per dolci. Io sto utilizzando questo qua, che è completamente naturale e biologico anche questo, che non ha sostanze chimiche, infatti come potete leggere negli ingredienti appunto è fatto da amido di mais, bicarbonato, insomma è molto buono, mi piace molto. Comunque ho qualsiasi lievito, lievitazione istantanea, quindi per dolci. Una mezza bustina, vado a mescolare. Vado a versare tutto.
a lavorare con le mani, quindi faccio una palla. Ecco la nostra palla. Questa qua è una ricetta perfetta, ragazzi, davvero, non perché l'ho fatta io, però perché l'ho perfezionata nel tempo, quindi non aggiungete farina, latte, non la modificate, farà la propria identica, viene bene, viene questa bella palla che adesso deve essere lasciata riposare un pochino in frigo, dipende dalla vostra esigenza, insomma, anche una ventina di minuti va bene, insomma, anche se non lasciate in frigo non succede nulla, però se lo fate è meglio, quarto d'ora 20 minuti, meglio una mezz'oretta in frigo e poi facciamo i biscotti, ciao! Ciao. Eccola qua, appena tolta dal frigo è diventata bella bella solida e compatta, quindi adesso possiamo fare i nostri biscottini. Io lo divido prima in due, di solito faccio così, e lo vado a stendere con un martello. Decidete voi, io li faccio abbastanza sottili perché mi piacciono molto croccantini, quindi li faccio abbastanza sottili, però li potete fare anche più doppi, più spessi, insomma, se vi piacciono più morbidi e più, insomma, morbidi, dipende dai vostri gusti. A noi piacciono così. Poi con questo aggeggino che vi davo un bicchierino, vado a fare, vi serviranno dei vuoti, insomma, questi qua, le teglie, li voglio sempre, in cui ho messo la carta forno per i nostri biscottini. Ho preparato due perché sono molti biscottini, ve ne vengono abbastanza perché comunque si possono conservare per tanti giorni, eventualmente potete dimezzare la dose se ne... Vedete come sono belli? Quelli là, questo qua che vi ha avanzato, non si butta, si nuovo, si mischia, si stende e si fanno altri biscottini. Ecco pronta la prima teglia, vi vengono più o meno due teglie, quindi più o meno una 35, forse anche 40 biscotti, poi dipende dallo spessore, li faccio così, quindi me ne vengono una quarantina. Eccoli qua, quindi li andiamo a infornare nel forno preriscaldato a 180 gradi. Belli, bellissimi, poi sono anche abbastanza precisi, anche se vabbè non vi preoccupate che comunque sono caserecci eccetera, però sono troppo belli perché sembrano proprio biscotti comprati, cioè è incredibile, ci somigliano tantissimo, sono venuti veramente perfetti perché vi ho detto ormai mi sono specializzata, quindi adesso li faccio assaggiare alla mia Nancy, spero tanto che le piacciano, tanto già lo so che le piacciono, una golosona, me li chiede sempre, Nancy! Vieni, ci sono i biscottini tuoi preferiti che ti ho fatto con tanto amore. Yeah! Mi hai chiamato, voglio assaggiare i biscotti. Eccoli qua, guarda come sono belli. Wow! Ma non sono tutti per te, tutti Nancy, miei. No? Ti piacciono? Sì, ma pure i nastrini si mangiano. No, guarda come sono belli, va. Belli. Dai, che meraviglia, va. Ma sono stupendi. Tieni. Cioè, sono identici a dei biscotti famosissimi integrali. Già l'abbiamo detto, già col detto. Cuore, Gabusera. Sono identici. Ci manca solo il cuore. Wow. Stai mano all'altro. Anche lo stesso colore. La stessa forma. Guarda qua. Guardate qua che belli, va. Sono bellissimi. Dispiace quasi mangiarli per quanto. No, a me mi piace. Mangia, fammi. Fragranza. Sono belli croccantini, facciano croccantini. Ottimi, guardate come sono fragranti. La spezzo anche io uno. La prova dello spezzamento biscotto. Così vediamo. Ah, bello fragrante. Fragrante. Croccante, buonissimo. Non mollo, morbido come... Normalmente i biscotti fatti in casa sono sempre un po' morbidi, un po' stantini. Invece questi sono croccantissimi. È perfetto sto biscotto. Come hai fatto a farla così? Troppo perfetto, perché vi ho detto, questa ricetta la sto sperimentando da mesi.
Noi ormai non li compriamo più. Abbiamo fatto un sacco di prove. Prima erano un po' morbidi. Poi invece comunque se li volete più morbidi, basta che li fate cuocere un pochino in meno e li fate un po' più doppi. Croccanti, sono buoni da zuppare nel latte cappuccino perché restano sempre croccanti. È vero. Buonissimi. Il video del cappuccino pure ve l'ho fatto. La cioccolata calda pure ve l'ho fatta. Così vi inzuppate tutto. Ma dove sta? Non ci sta né cappuccino né cioccolato. Niente. Non ci sta un bel bicchiere d'acqua per tenersi dove mi stoppi. Che tristezza. Ciao ragazze, alla prossima. Fateci sapere se li fate nei commenti. E soprattutto fateci sapere quale altre ricette vorreste. Nancy adesso si strafoga tutti i biscotti. C'è da dire anche una cosa, questa povera sorellina mia è l'una di notte, sta stanca, cioè veramente la prendo sempre nei momenti in cui sta più spatta. Scusate, sto così male, un po' sconvolta. È vero, sei stanca tutta la giornata, adesso ti metti il pigiamino e vai a tuffarti a letto. Sì, mi porto qualche biscottino. Qualche, secondo me tutti. Va bene, una camomillina. Ciao ciao, ciao, ciao ragazze, ciao.